E che cosa vogliamo di più? L'Italia è come pezze al sedere, e la sorgente pure. Io sono un pessimista, quindi voi fate l'attacco alle cose che dico io, perché io sono un pessimismo cosmico in questo periodo. Io non vedo un piano di sviluppo per la Sardegna, dopo le idee, dopo la petrochimica, che cavolo la Sardegna. Mi sapete dire se qualche assessore regionale non ce l'ha mai detto di che cosa dobbiamo mettere? C'è anche una cosa, e l'Italia. L'Italia chiude la chimica, chiude l'acciaio. Vogliamo un esempio, l'IVA di danno. Noi non vogliamo più produrre acciaio e ferro. L'Italia quest'anno ha importato il 380% di acciaio in più dalla Cina. In Cina lavorano, da quello si lavora. Bisogna produrre. Le sedole nelle quali siete seduti sono fatte con materiali che vengono da fuori e non sono fatte in Sardegna. Tutto ciò che è in vetro, non c'è una cosa prodotta in Sardegna, e forse questi microfoni non sono prodotti in Italia. Tutto ciò, questo telefonino non è prodotto in Italia. Allora tutte le nostre spese, i nostri soldi vanno fuori, fuori si cresce, da noi si decresce. Mi sapete dire perché la chimica, che era identica a quella che avevamo noi in Germania, produce redditi e produce profitti e da noi produce debiti? Mi sapete dire perché l'alluminio a Protoscudo deve creare i falchi rossi e invece nell'Islanda fanno lo stesso impianto di Protoscudo con le acque che scaricano il mare dove si allevano i salmoni? Bisogna saperle fare le cose. Noi siamo incapaci. Noi siamo incapaci di fare l'agricoltura. Voi al supermercato comprate un prodotto sano. State comprando adesso i pomodori che arrivano dalla Spagna e dalla Turchia. State comprando il latte che non arriva dalla Sardegna, tranne, ma per fortuna c'è il latte a Corea. Per fortuna. C'è un frutto prodotto nel sud. Una mela, un acido d'uva, un pesce. Noi mangiamo 9 pesci su 10 che arrivano dall'Oceano Atlantico e dall'Oceano Pacifico. Le carni che noi mangiamo arrivano dall'Argentina, dalla Polonia, dalla Baviera. Noi non produciamo nulla. Noi non produciamo nulla, siamo una regione, una nazione senza progetto di sviluppo. E in questo non c'è tutto il giornale, perché mica questi temi vengono discussi. Ci sono delle trasmissioni televisive imbecille, che non so perché le facciano, per incoglionire la gente. Ad ogni canale, a ogni ora, dalla mattina alla sera trovate come si fanno le polpette, ma è possibile. Con i problemi che abbiamo. L'unica trasmissione che può seria rimane di martedì di Giovanni Flores, diciamo che via di Naturaggio, è l'unica che affronti qualche problema. Ma allora come si fa? Certo, ci vorrebbe un giornalismo di inchiesta. E noi guardate che la Sardegna ha avuto giornalisti come Giuseppe Peppino Fiori. Ma ci pensiamo a Peppino Fiori, a che cosa è stata la società del malessere, Baroni Bernina, la vita del mio Gramsci, Vittorino Fiori, Giorgio Meis. Abbiamo avuto dei grandi giornalisti. Oggi siamo, scusate la parola, volete che l'ha detto stampa della prologa?